la bellezza di questa struttura è che è una struttura che è stata realizzata, grande, che è cresciuta col loro lavoro, non sono stati lì dietro i tavoli a guardare, si sono rimboccate le maniche, hanno lavorato, hanno risparmiato e hanno reinvestito. Oggi un'azienda che ha oltre 60 posti di lavoro, una cosa importantissima, molto bella, che si allarga nel catering, nell'alberghiero, è il segno di una Sicilia che sta crescendo e che negli ultimi 2 anni e mezzo ha fatto il doppio del PIL d'Italia e che per la prossima stagione turistica fa il tutto esaurito. Una riapertura in grande spolvero, tanta gente è venuta perché c'è un forte legame tra la gelateria anni 20, ormai è diventato più di una gelateria, ma tra il brand anni 20 e il popolo bagherese. Oggi i cittadini sono qui proprio perché hanno un legame forte con questo marchio, che è un marchio importante per Bagheria, lo è stato tanti anni fa, anzi da tanti anni è un marchio importante per Bagheria, ha fatto la storia di questa città. La cosa bella è che continua a fare la storia perché l'imprenditore ha compreso qual è il futuro. Il futuro di questo luogo è connesso con il suo passato, per cui ha reinvestito, ha giustamente pensato che la gastronomia, la ristorazione sono il futuro di questa città, perché Bagheria ha veramente può dire veramente la sua sull'artigianato del cibo. Per cui che cosa possiamo dire? Intanto facciamo tanti auguri ai proprietari, facciamo un in bocca al lupo e poi siamo contenti da bagheresi perché Bagheria non muore, anzi, Bagheria investe e Bagheria fa rivivere questo territorio con i suoi imprenditori. Basta dire al vostro operatore di dare uno sbircio dietro e si capisce che c'è Bagheria che ha condiviso in toto questa iniziativa dei fratelli Gagliano. Qui abbiamo Andrea, vicino l'ho proprio trattenuto perché mi scappa stasera, e devo dire buonasera. Andrea Gagliano, uno dei due fratelli che hanno avuto il coraggio di scommettere sull'impresa in Sicilia. Siamo nati a Bagheria, siamo cresciuti, abbiamo fatto il primo lavoro a Bagheria, abbiamo fatto sacrifici a Bagheria, abbiamo fatto la prima gelateria nell'81 a Bagheria, poi siamo arrivati qua nel 90 e ora stiamo rinnovando dopo 27 anni, siamo qua di nuovo a rinnovare con questo impero che io, per me, per fede, gloria a Dio, l'ho dovuto fare, l'ho potuto fare solo per fede. E siamo veramente grati di questa situazione, ringraziamo tutti, ringraziamo sempre tutte le maestranze che ci sono state per realizzare questa realtà, e quindi praticamente veramente non so come ringraziarli, ringrazio tutti, non vado a menzionarli dal primo all'ultimo, che sono stati disponibili, professionisti e poi veramente grandi. Noi ci definiamo un'azienda moderna, intendo che all'interno della nostra struttura un cliente può trovare ciò che vuole, ovvero dall'albergo, quindi dalla struttura alberghiera al ristorante, a quello che sia la gelateria, la pasticceria, la pizzeria, è tutto dove ci sarà una preparazione live, ovvero tutto quello che il cliente chiede lo vedrà preparato lì al momento. Su una zona show cooking vede preparato il piatto in meno di 4 minuti, ovviamente sarà servito. C'è un'azienda senza un personale qualificato, dico, non è una grande azienda.